La macchina è sfasoccando la unità, che la parte assurce mobilizzerà, destruzza para che denigrerà, la macchina è tutt'anno vinto, se la non c'è tra porta, la guerra del mondo, se la sopra, c'è un tenente, che è a scarica, che è nuova. Siamo qui in coerenza con la presenza anche degli anni precedenti, la FIOM è sempre stato un sindacato in rapporto e parte di questo movimento ed in particolare oggi difendere il lavoro, i diritti e la democrazia passa attraverso anche un rispetto del territorio e un'idea diversa di sviluppo che sia ambientalmente sostenibile. Siamo qui oggi decine di migliaia per dimostrare che esiste un modello di sviluppo diverso, che non si raffina questa logica della necessità costruita dai governi tecnici, che vuole riprendere in mano il proprio futuro con una visione che sia più allegra, più bella e meno legata a questo sogno folle dello sviluppo insostenibile dell'alta velocità. Siamo tanti e penso che l'unità del popolo si veda e vinceremo questa battaglia certamente, quindi se la mettono via. Io credo che le facce di questi bambini, le facce di queste nonne, genitori, famiglie sia questo. Quello di cui abbiamo bisogno è un mondo in cui vivere, in cui stare bene, in cui avere scuola, sanità, stare bene, avere un futuro. E se ci fanno il TAP ce lo rubano il futuro. Oggi qui perché crediamo che sia giusto manifestare ed esprimere proprio il dissenso in un momento in cui si tenta prima di tutto di ammazzare il dissenso. In secondo luogo perché crediamo che questa opera inutile, dannosa, sperpero di soldi, deve essere contrastata in tutti i modi. Terzo perché pensiamo che gli arresti che ci sono stati sia stata un'azione dettata da un presupposto politico di tentare di dividerci e di spaventarci, e noi né ci facciamo dividere né ci facciamo spaventare, li vogliamo tutti liberi subito qua insieme a noi. Questa secondo me è la vera saldatura che esiste in Italia, la saldatura fra tutti i movimenti, la saldatura fra chi in Italia è alle scatole piene di questo governo, di questa società, di questo modo di fare politica. E non è la saldatura che vogliono farci turbinare i Caselli, il PD e tutti i partiti che ci sono al governo. Perché lo sappiamo tutti? Perché? Contro le grandi opere, contro la TAV, contro tutta questa mafia che c'è anche in Valsusa. Poi per i numeri basta guardarli, non è che ci siano grossi problemi. Anche se domani i giornali diranno che siamo 3.000 persone, ma basta contarci, se qualcuno ha voglia di contarci. Allora siamo qui in questa bellissima giornata di primavera a camminare ancora, non solo contro il TAV, ma anche per la liberazione dei compagni che vorremmo qui con noi e che in questo momento sono dietro le sbarre, a sopportare anche per noi il peso di una repressione che è l'altra faccia dei grandi interessi che vogliono quest'opera. Ci siamo e siamo in tanti, io penso che sforeremo le 100.000 persone, persone di tutte le età, di uomini e donne con cartelli, con striscioni, con le loro gambe in marcia a bassa velocità contro l'alta velocità. Un abbraccio ai compagni che sono in carcere o che sono agli arresti domiciliari, sappiano che non solo non sono soli, ma sono per noi il punto più alto della nostra lotta. Sicuramente una giornata come oggi è un segnale a chi sta
ripromettendosi di ampliare ancora una volta i siti di occupazione. La gente che c'è qui dice no, no alla grande malaopera, no allo sfruttamento dell'uomo e della natura, no alla carcerazione dei compagni, no alle carceri che sono, come le reti su Al Clarea, un modo per tagliare il mondo, per dividere le persone, per sporcare quello che è così bello, che è così libero e che è così pieno di uguaglianza e di vita. Per cui ci siamo, camminiamo, siamo forti, non arretriamo di un passo, tutti insieme siamo partiti, tutti insieme arriveremo. Sono qui per sostenere questa lotta straordinaria, è un corteo emozionante, c'è cortei così non se ne vedono mai. E quindi cosa posso dirti? E poi sono toccato da queste indagini, da questi arresti. Negli anni precedenti non ero venuto, ma oggi non me la sono sentita di mancare. Grazie.